cambiamento non sarà solo nelle parole e nello stile, ma soprattutto nel metodo, nei contenuti. Dal punto di vista metodologico, la nostra iniziativa si articolerà su tre fronti. L'ascolto, perché prima di tutto vengono i bisogni dei cittadini. In questo ovviamente ci aiuteranno anche il Parlamento e i nuovi strumenti di democrazia diretta che il contratto si propone di introdurre. L'esecuzione. Vogliamo essere pragmatici. Se una norma, un ente, un istituto non funziona, è giusto abolirlo. Se funziona, è giusto potenziarlo. Se manca, è giusto crearlo. Il controllo. I provvedimenti che adotteremo hanno degli obiettivi che devono essere raggiunti. Saremo i primi a monitorare con severità e rigore la loro efficacia, intervenendo immediatamente con le necessarie correzioni. Ascolto, esecuzione, controllo saranno i tre pilastri dell'azione di governo nel segno della piena trasparenza. Vero è che noi vogliamo rivendicare per l'azione di governo nuovi criteri di valutazione. Pragmaticamente ci assumiamo la responsabilità di affermare che qui e oggi ci sono politiche vantaggiose o svantaggiose per i cittadini e per il nostro Paese. Politiche che riescono ad assicurare il benessere e una migliore qualità di vita dei cittadini e politiche che invece compromettono questi obiettivi. Le forze politiche che integrano la maggioranza di governo sono state accusate di essere populiste, antisistema. Bene, sono formule linguistiche che ciascuno è libero di declinare. Se populismo è l'attitudine della classe dirigente ad ascoltare i bisogni della gente, e qui trago ispirazione dalle riflessioni di Dostoevskij tratte dalle pagine di Pushkin, se antisistema significa mirare a introdurre un nuovo sistema che rimuova vecchi privilegi e incrostazioni di potere, ebbene queste forze politiche meritano entrambe queste qualificazioni. Cambiamento nei contenuti. Il cambiamento, come dicevo, sarà anche nei contenuti. Cambia ad esempio il fatto che la prima preoccupazione del governo saranno i diritti sociali, che nel corso degli ultimi anni sono stati progressivamente smantellati con i risultati che conosciamo, milioni di poveri, milioni di disoccupati, milioni di sofferenti. È ora di dire che i cittadini italiani hanno diritto a un salario minimo orario affinché nessuno venga più sfruttato, che hanno diritto a un reddito di cittadinanza e a un reinserimento al lavoro qualora si ritrovino disoccupati, che hanno diritto a una pensione dignitosa, che hanno diritto a pagare in maniera semplice tasse eque. C'è di nuovo che il debito pubblico lo vogliamo ridurre, ma vogliamo farlo con la crescita della nostra ricchezza, non con le misure di austerità che negli ultimi anni hanno contribuito a farlo lievitare. Il cambiamento è in una giustizia rapida ed efficiente e dalla parte dei cittadini, con nuovi strumenti come la class action, l'equo indennizzo per le vittime di reati violenti.